Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio, all'interno del quale oggi c'è un grande pannello solare da 410 watt che voglio farvi conoscere. Come molti di voi ricorderanno, negli ultimi video ho parlato più di una volta del fatto che io voglio fare un impianto con dei pannelli solari, inverter, quindi anche batterie d'accumulo, eccetera. Mi sono messo alla ricerca di aziende e ho trovato una collaborazione con la Maisan Solar che mi ha fornito questo pannello che oggi voglio farvi conoscere. Allora, ve lo descriverò, ovviamente non faremo l'impianto oggi perché per fare ciò io voglio affidarmi ad un professionista, quindi voglio far fare le cose per bene, voglio che sia tutto a norma, tutto in regola, dichiarato, eccetera. Quindi oggi vi farò vedere il pannello, faremo tutti i test, vi spiegherò come è fatto, vedremo con il sole favorevole come si comporta, quindi controlleremo la tensione, la corrente, grazie a dei multimetri e anche ad una pinza amperometrica, e vedremo se quello che dichiara effettivamente viene rispettato. Io già ho fatto alcune prove con il sole non favorevole e mi ha dato dei buoni risultati. Con il sole a favore dovrebbe rispettare a perfezione quello che dichiara. Allora, guardiamo però come è fatto questo pannello, siccome è il mio primo pannello solare, e allora ho bisogno di guardare sul sito del venditore. E vi lascio il link del venditore che tra l'altro è in italiano, vi risponde in italiano rapidamente, potete comunicare anche tramite email, WhatsApp, eccetera. E sono molto disponibili e preparati. Questo mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo comunicato in italiano già dall'inizio, invece tante aziende scrivono con traduttori automatici, insomma, scritto male. E questa già è una garanzia di sicurezza perché vendono in Italia e ci danno un servizio in italiano. Allora, il pannello è da 410 watt. Abbiamo un profilo in alluminio, ovviamente nella parte posteriore abbiamo le connessioni che adesso vi farò vedere. Una potenza fino a 410 watt, fino a 410 perché dipende da come è soleggiato, angolazione, zone d'ombra, eccetera. È un pannello monocristallino, ma nell'azienda trovate diversi tipi di pannello, anche quelli bifacciali, a 80 celle. Le dimensioni sono 1,70 m. 76 per 1,98 m per 30 mm di spessore, il peso è 21,5 kg. Il vetro frontale da 3,2 mm ad alta trasmissione, vetro rinforzato termicamente con rivestimento AR. Il grado di protezione, ovviamente, dovendo stare in esterno, è IP68 e ha 3 diodi di bypass. E ovviamente nella parte posteriore troviamo le connessioni classiche, connessione MC4, vi permette quindi di utilizzarlo per esempio anche con le power station che hanno lo stesso tipo di collegamenti. E per fare questi test utilizzerò proprio un cavo di una power station in modo da poter utilizzare i connettori del multimetro e utilizzerò, ricordate, quel quadretto che ho creato per poter testare i multimetri. Oggi lo utilizzerò per poter provocare un cortocircuito su questo pannello e quindi con la pinza amperometrica vedere la corrente che riesce ad emettere. Infatti dichiarano una corrente di cortocircuito di 17,51 A e una tensione massima VOC di 29,8, ovviamente con il sole a favore, con tutte le condizioni migliori, senza nuvole, con l'angolazione perfetta, eccetera. Oggi è solamente un test rapido, quindi vediamo innanzitutto come si comporta. Ma avendo già fatto il test con il sole non a favore, metterò anche quelle inquadrature. Quindi organizziamoci per andare in esterno, facciamo queste prove e vi faccio delle inquadrature più dettagliate, vi faccio vedere per bene tutto il pannello e facciamo queste misurazioni. Andiamo in esterno. E allora ragazzi, ci siamo quasi per queste riprese, solo che come vedete all'ombra non è proprio nettissima. Oggi ci sono tantissime nuvole. Purtroppo il sole a momenti è coperto, quindi non credo che siano proprio le condizioni ideali, ma noi facciamo lo stesso questo test. Quindi l'altro giorno era proprio contraria alla situazione, diciamo, poco favorevole. Allora, per correttezza vi faccio vedere il sole è da quella parte. Guardate anche come si proietta l'ombra, quindi siamo completamente a sfavore. Il sole è in alto a sinistra, quindi il pannello andrebbe girato. In realtà ci sono anche diverse nuvole. Quindi il cielo non è assolutamente nelle condizioni ideali per fare questa prova. Guardate, il sole è coperto, però appunto mi interessa farvi vedere sia come si comporta in condizioni favorevoli che in condizioni non favorevoli, in modo da rendervi conto delle prestazioni, perché in condizioni di luce ottimale, quindi con il sole nelle migliori condizioni, diciamo, sono tutti dei buoni pannelli, chi più chi meno. Ma voglio vedere effettivamente in una condizione come questa, dove quasi non dovrebbe più produrre, effettivamente quello che produce. Al sole mi sa che non si vede, poi guarderò le inquadrature all'interno.
Quindi, fatta questa prova in condizioni di luce assolutamente non ottimale, adesso vi rimando a quella che sarà domani la prova in condizioni di luce ottimale. Per voi passeranno pochi secondi, in realtà passeranno quasi 24 ore. Oggi dovrebbe essere un po' migliore perché il sole va e viene, quindi avremo la possibilità di fare un test che ci permetta di capire effettivamente come va in più situazioni. Allora, facciamo innanzitutto il test per la tensione. Allora, abbiamo 26 e 51, spero si riesca a vedere dal display. 26, vedete quando il sole si abbassa, come adesso ci sono delle nuvole, siamo a 25 e 60, quindi si va abbassando. Adesso il sole sta tornando, quindi come vedete va su e giù in base a... potevo fare così, ok, quindi abbiamo 25 e 45, ecco, ora il sole sta aumentando, vedete, quindi molto reattivo. Ecco, aspettiamo che compaia un po' di sole. 26, vedete, adesso c'è più sole. E ovviamente la tensione 26 e 60, quindi siamo molto vicini a quello che è dichiarato, considerando che il sole c'è, ma non è sicuramente il sole forte. Considerate, sono le 3 del pomeriggio, quindi le 15. Ok, adesso si sta abbassando di nuovo. Facciamo lo stesso però la prova provocando il cortocircuito per vedere la corrente. Allora, utilizzerò questo accrocco, praticamente inserirò i cavi nel connettore e ho collegato tutto a questa spina con dei termorestringenti, e poi utilizzando la pinza amperometrica vedremo appunto la corrente. Adesso io solleverò questo interruttore, ho creato come vedete qua un cortocircuito, e adesso sul display dovremmo vedere quindi gli ampere. Speriamo che si veda perché io non vedo nulla, comunque ve lo dico io. E allora, ragazzi, così dovreste riuscire a vedere il display. Non è proprio visibilissimo perché è lucido, ci sono dei riflessi, però io adesso alzo l'interruttore e qua abbiamo 10 e 50 ampere, 10 a 70, 11, siamo arrivati quasi a 12, ok, spero si riesca a vedere. Il sole va e viene, però adesso effettivamente sembra che la condizione sia un po' migliorata. 13 ampere, 14, va aumentando, ok, il sole comincia a fare capolino. Quindi spero si veda, non è proprio semplicissimo. E allora, ragazzi, ho cambiato pinza amperometrica, altrimenti saremmo diventati pazzi. Copriamo un pochettino il pannello e vediamo come va. Quindi di nuovo cortocircuito, siamo a 18 e 70, quindi praticamente stabile, spero si riesca a vedere. Oggi è un'impresa, mettiamolo così, così riesco a tenerlo meglio. Coprendo metà pannello siamo a 9 ampere e mezzo. Se lo mettiamo inclinato copriamo quasi tutta la parte di sopra e una parte di quella di sotto, scendiamo a 4 ampere. Se ne copriamo una buona parte in questo modo, spero si riesca a vedere, quindi così rimaniamo comunque a 17 ampere, 16 ampere, 15, ora ci sono le nuvole, 13, adesso sta salendo nuovamente, ecco, ci sono molte nuvole che stanno passando. Comunque, come vedete, nonostante le nuvole e nonostante il pannello di polistirolo che copre il pannello solare, quindi per metà, adesso siamo a 18 ampere e mezzo. Allora, mi sposto per vedere se riuscite a vederlo, ma sembra di sì. Comunque 18 ampere e mezzo con il pannello praticamente quasi tutto coperto. Ovviamente se vado anche nell'altra metà ci abbassiamo a 5 ampere e 8, quindi un pannello effettivamente ad alte prestazioni. Adesso il vento sta aumentando, sto avendo diverse difficoltà, però vi sto dimostrando effettivamente che nonostante le condizioni non proprio ideali riesce ad andare molto molto bene.
E allora ragazzi, siamo tornati da fuori. Come avete visto, questo pannello si comporta molto bene. I dati rilevati dal multimetro per quanto riguarda la tensione, della pinza amperometrica per quanto riguarda la corrente, effettivamente sono molto vicini ai dati dichiarati nell'etichetta nella parte posteriore. Anche se non sono strumenti professionali, però comunque si sono avvicinati moltissimo, quindi diciamo che in linea di massima ci siamo, mantiene quello che promette. Dei dati effettivamente di tutto rispetto, anche coprendo il pannello, è utilizzato per coprire il pannello, quindi oscurare una parte e simulare delle zone d'ombra che potrebbero essere dei camini, alberi, ombre temporanee, il polistirolo che fa parte del packaging. Infatti quando vi arriverà, arriverà protetto con dei fogli di compensato molto robusti da 1 cm e anche il polistirolo per proteggerlo da eventuali urti e maltrattamenti da parte dei corrieri. Comunque, per quanto riguarda il pannello, secondo me è un prodotto di buona qualità. Ripeto, io non sono un esperto, ma dalle prove che ho fatto ho rilevato che effettivamente i dati sono effettivamente di tutto rispetto visibili dal display, anche se ho avuto difficoltà, come avete visto, non è stato semplicissimo, un po' per via del vento, un po' per via dei riflessi, insomma il multimetro non mi ha aiutato tantissimo, anzi la pinza amperometrica poi ho cambiato, e come avete visto abbiamo avuto, anche quando ho coperto il pannello col polistirolo, dei dati di tutto rispetto, quindi un pannello ad alte prestazioni. Ovviamente seguiranno poi altri video, io non sono un esperto, non sono un tecnico, quindi dovendo fare questo impianto ho preso la palla al balzo per creare poi un contenuto e un insieme di video che faranno parte di questa progettazione, di questa realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Vi recensirò ovviamente anche l'inverter, vedremo anche le batterie d'accumulo, vedremo l'installazione e tutti i passaggi, sia per quanto riguarda le normative, per quanto riguarda tutto ciò che è necessario, verrà documentato e creerò quindi una serie in cui vi parlerò dell'installazione dei pannelli solari. Se volete farlo voi in autonomia, prendendo spunto da quello che io riporterò, che vedrò fare al tecnico, che documenterò passo passo, potete farlo in autonomia ricopiando il tutto, quindi iscrivetevi per rimanere aggiornati e vedere tutte le varie novità. Ci vorrà del tempo, perché è una cosa che richiede del tempo, non dovendola fare io ci vorrà comunque una procedura particolare. Vediamo anche il sito internet del venditore, perché è tutto scritto in italiano, c'è la possibilità di contattarli anche tramite WhatsApp, tramite mail e addirittura di chattare in tempo reale. Rispondono in italiano, tutto il sito è in italiano, quindi una buona opportunità per poter comunicare nella nostra lingua senza doverci disperare. Il pannello nella parte posteriore è colore bianco, lo troviamo anche connettori MC4, ovviamente isolati, il pannello è totalmente impermeabile, quindi secondo me, che non sono un esperto ma che ho rilevato dei dati importanti e che ce l'ho fra le mani, posso dirvi che è un pannello di tutto rispetto. Vi farò vedere altri video, quindi lo troverete qua nel mio canale, i vari progressi che ci saranno durante il montaggio. Non mi rimane che ringraziarvi quindi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare sul sito MySunSolar per vedere tutti i vari pannelli che hanno a disposizione, scegliere eventualmente quello che vi piace di più, chiedere informazioni, ripeto, vi rispondono immediatamente, ed eventualmente acquistarlo. Adesso sono stanco, sono anche nervoso perché il multimetro, anzi la pinza amperometrica non si vedeva, mi ha fatto disperare, anche il vento non era dalla mia parte, mi volava il foglio in polistirolo, ma alla fine ci siamo riusciti. Quindi iscrivetevi al canale, io vi saluto, vi invito a mettere però mi piace qua giù, cliccate anche sulla campanella, ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.